Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vado a realizzare una ricetta molto veloce ma anche super utile in cucina ed è la ricetta per realizzare il dado fatto in casa, un dado che poi vado a congelare e riutilizzare ogni volta di cui ne ho bisogno, un dado tutto naturale. Ma andiamo subito a vedere come realizzarlo. Allora, come prima cosa prendo una pentola abbastanza capiente da tenere tutti i miei ingredienti ovviamente e vado a tagliare e lavare tutta la verdura e quindi verso nella pentola una grossa cipolla, 3 coste di sedano e 4 carote. Infine aggiungo 200 g di carne mista che io già spezzetto semplicemente per facilitare poi la cottura. E poi aggiungo anche un cucchiaio di sale. Ed infine vado ad aggiungere acqua fino a ricoprire tutti gli ingredienti sulla pentola. Mescolo. E copro con un coperchio. Di tanto in tanto vado a mescolare tutti gli ingredienti in modo che la cottura sia uniforme. E quando inizia a bollire vado ad accendere il timer e lo imposto su 30 minuti. Una volta passati 30 minuti, spengo il fuoco e aspetto che si raffreddi il tutto. Dopodiché prendo il mio frullatore e frullo tutto direttamente all'interno della pentola fino a formare una bella salsa liscia e omogenea. A questo punto prendo degli stampini in silicone che mi aiuteranno semplicemente per facilitarmi poi il procedimento successivo e vado a riempire tutti gli stampini con il mio dado. Dopodiché semplicemente li faccio congelare in freezer. Una volta che saranno ben congelati, vado a riprendere il mio stampino . Vado a rimuoverli, li inserisco tutti all'interno di un altro contenitore in modo da conservarli lì dentro, contenitore che poi andrò ovviamente a tenere in freezer e ogni volta che avrò bisogno di un dado semplicemente andrò a prenderlo in freezer. Ed ecco qua la ricetta è finita, come vi avevo detto è stata velocissima. Se vi è piaciuto il video, se volete altri video di questo genere o semplicemente per sostenermi lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!